avete visto l'alba. Sono le 8:30, 16 ottobre e mi trovo in zona industriale a Calenzano. Sono davanti all'azienda che ci dà il lavoro. Sono arrivato a mezzanotte, tutta zona deserta, ogni tanto passavo qualche macchina, ho dormito veramente bene. Ero un po' preoccupato all'inizio, perché quando sono col van, quando vado in certi posti, sono un po' preoccupato. Però dopo la fine ho dormito da Dio. Come vedete, ho sempre le finestre belle aperte. Bene, adesso ho letto qualche pagina del nuovo libro che sto leggendo. Ho preso il libro di Gianluca Gotto, ne avevo già parlato in passato di questo autore, e ho avuto la fortuna di conoscerlo al TTG di Rimini, alla Fiera del Turismo. Ero lì tutti i giorni della fiera perché avevo un po' di schermi, e devo dire che è una fiera che mi ha sorpreso. Ne sentivo parlare di questa fiera, specialmente per il mondo del blog e content creation, cosa non andavano a fare lì. E poi ho scoperto che sono tutte le regioni d'Italia che espongono le loro eccellenze, e tutto tramite Le Plan ovviamente, i loro luoghi, c'era anche il mio Friuli Venezia Giulia, e tanti vanno a fare contratti, a parlare, a proporsi come content creation per i loro contenuti. Ed era pieno di gente, cioè il mio collega diceva ma è una fiera piccola, non ci sarà tanta gente. Era pieno di gente, incredibile. Fino all'ultimo giorno, era durata 3 giorni, fino a mezzogiorno, le 2, c'era gente, poi è andata via tutta. Però incredibile di quanta gente, di quanti viaggiatori, di quante persone lavorano intorno al mondo dei viaggi. Credo che il mondo dei viaggi in Italia fa un buon fatturato. C'era anche la zona adatta ai campeggi, alle spiagge, con i loro macchinari, i loro sdrai, i pattini, le case mobili bellissime, quelle che sono nei campeggi, mamma mia, incredibile. Va bene, dai, facciamo colazione e poi vado qua davanti in azienda, vedo, bevo un caffè, poi andiamo in centro Firenze, andiamo alla Leopolda a montare uno schermino e stasera ci spostiamo. Non lo so ancora, devo decidere dove andare. Danno pioggia 2 giorni e questo rompe le palle. Però vabbè, dai, a dopo. Anche sto LED da 6 metri per 3 metri e mezzo montato. Lavoro tranquillissimo, lavorato con allegria, ridendo, scherzando, ma è andato tutto bene. E pronto per questo evento. Adesso mi faccio una bella doccia e me ne vado al mare 2 giorni. Peccato per la pioggia, sta già piovendo. Vediamo cosa mi invento, dai. Vado a Marina di Pisa. Mamma mia che stanchezza, sono partito da Firenze, Calenzano alle 5, sono le 9, sono arrivato adesso a Marina di Pisa, 95 km, ho fatto 2 ore di colonna, c'è stato un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, hanno divelto il New Jersey che sta in mezzo, l'hanno divelto, avevano già portato via le macchine e tutto. Mamma mia, sono stanchissimo, sono... Comunque, sono a Marina di Pisa, c'è un'area camper che sono davanti al mare. Ho la strada e poi c'è il mare. C'è una piccola spiaggettina, quindi potrei anche buttare giù il SUP domani, vediamo col tempo com'è. Se no andrò a farmi una corsetta bella tranquilla, faccio qua 2 giorni. E mi riposo un poco. Sono a pezzi, mamma mia, tutta la stanchezza di queste settimane di lavoro mi sta venendo fuori adesso. Sono fermo da 2 giorni, ieri sono arrivato a mezzanotte a Firenze, ho dormito,
Ho lavorato oggi, sono venuto qua e sto proprio cedendo le forze, è incredibile. Quando si chiede troppo al fisico succede questo. Ovviamente qua nel parcheggio ci sono i tedesconi, ovviamente con i bestioni e altri tedesconi stanno arrivando adesso, sicuramente si metteranno vicino di me. Vabbè, vabbè, dai, faccio cena e dopo vado a dormire. Ci vediamo domani. Meno 20, 17 ottobre dovrebbe essere oggi, 18 ottobre. Boh. Che nottata, ragazzi! Mi sono addormentato alle 10:30 ieri sera e sta iniziando a piovere. Sta iniziando a gocciare e da una pioggia, però in teoria solo il pomeriggio. Mamma mia, vabbè. Quindi 10:30 mi sono addormentato. Alle 2:30 stanotte sono andato al bagno e non sono riuscito ad addormentarmi per un'oretta circa. C'era una luna bella piena fuori, c'era luce, si stava da Dio. Si vedeva tutto il panorama intorno, il mare davanti. E poi inizia a piovere, non so se sentite. Vabbè, e dicevo, come sempre dico che fare questo stile di vita è bello perché conosci persone nuove, vedi posti nuovi e impari cose nuove. Stanotte ho imparato una cosa nuova. Laggiù in fondo c'è il mare, l'orizzonte e vedevo una luce, delle luci. Pensavo che era qualche nave che passava, sì, già ieri sera quando l'avevo visto, l'avevo vista. Queste luci avevo visto. Scusate, devo ancora svegliarmi, quindi mi impapino. Niente, guardo la mappa del satellite e vedo che c'è una isola piccolissima. Ho scoperto che c'è l'isola di Gorgona. L'isola di Gorgona, se ho sbagliato di dire lo scrivo sotto. Insomma, vado a cercare un po' su Wikipedia, un po' di notizie. Praticamente è un'isola con un carcere, un penitenziario, solo maschile. Ci sono tipo 160 persone che ci vivono ed è un'isoletta che si può andare anche a visitare se si parte da Livorno. È bello, insomma, ho scoperto delle cose che non sapevo. Non, cioè, è piccolissima l'isola e si trova a 35 km da qua e la vedevi perfettamente, vedevi tutte le luci. Adesso ovviamente è tutto un nuvolo, non si vede niente. Però è bello perché ho scoperto una cosa nuova. E poi alle 3:30 mi sono riaddormentato fino a una decina di minuti fa. Adesso è iniziato a piovere in questo momento. Il mio programma prevedeva colazione, andare a correre un poco se, dopo mesi. E invece si cambia il programma di nuovo. E me ne sto un po' in letto, leggerò un libro, colazione e poi mi invento qualcosa. Dai, tanto da mangiare ho acqua. Non sono obbligato a uscire. Bene. Mi alzo e mi avvio ad aprire la tenda del parabrezza, l'unica che chiudo tutto il van. Gli oscuranti restano sempre aperti, a parte qualche rara occasione. Il tempo non è il massimo, ma la vista del mare mi mette già di buon umore. Prima di fare colazione, collego l'iPad alla radio per ascoltare un po' di musica, sintonizzandomi con una stazione spagnola via web. È una cosa che faccio praticamente ogni giorno, ma mi sorprende sempre. Anni fa sarebbe stato impensabile. Mi siedo e inizio la giornata con calma, senza fretta, seguendo i miei tempi. Non ho orari o impegni da rispettare e mi lascio guidare dallo scorrere dei minuti. Anche quando lavoro, mi sveglio almeno un'ora prima per fare tutto senza fretta. Già il lavoro lo fa a farlo. Sinceramente non riesco a capire come tanti riescono a svegliarsi all'ultimo momento e fare tutto di corsa.
Faccio colazione e mi godo questo momento, immerso nella musica e nei miei pensieri. In questi giorni sto riflettendo sugli ultimi 3 anni passati, che sono volati via troppo velocemente, lasciandomi poco dentro. Il lavoro mi ha travolto coi suoi ritmi e la cosa inizia a farmi riflettere se tutto questo ne vale la pena. E dire che faccio un lavoro che mi piace, figurarsi se fosse solo per guadagnare da vivere. Sinceramente non credo che starei bene. Mi rendo conto di aver oltrepassato i miei limiti e dovrò rivedere alcune cose in futuro per bilanciare il lavoro con la mia vita privata. Continuando così rischio di perdere la felicità e di veder scorrere il tempo senza nulla da conservare dentro di me. È vero, guadagno qualche soldo in più, ma non è tutto nella vita. Quando riesci a coprire le spese di affitto, bollette, cibo e magari mettere qualcosa da parte, è già un buon risultato, specialmente in tempi che corrono. Continuo nei miei pensieri e mi faccio anche 2 conti mentali e penso che, rinunciando qualche giornata di lavoro al mese, riuscirei comunque a vivere bene e potrei migliorare di molto la mia qualità di vita. Potrei usare quei giorni liberi per fare piccoli viaggi e scoprire nuovi posti e dormire sempre davanti a panorami diversi, che sia con la Gigia o il Mulon. Così potrei continuare anche a creare nuovi contenuti per il canale, da rivedere tra qualche anno e rivivere quei momenti. Quanto adoro il vivere on the road! Fatta la colazione, avevo anche un pensiero sull'isola che ho visto stanotte che vi raccontavo prima, ma ve ne parlo un po' dopo. Adesso vado a fare un po' di corsa, in mesi che non la faccio, anzi l'avevo fatta l'altro mese in spiaggia, il ginocchio mi faceva un po' male, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Sta gocciando, finisce, goccia, piove, finisce, però dai, bene, c'è un po' di aria. Adesso mi metto la felpa e via, andiamo! Continuano le piccole scoperte, le piccole curiosità in viaggio. In questa via è stata girata la scena del film con Bud Spencer, lo chiamavano Bulldozer. Sono quelle piccole curiosità che fanno bene sapere. Il bello del viaggio è questo. Spiaggia e via. Caro Bud Spencer, quante risate mi hai regalato con i tuoi film nel corso degli anni. Sapere che qui hanno girato 2 delle tue pellicole mi fa rivivere quei momenti, immaginando te e la troupe mentre giravate le scene. Penso anche alle persone che assistevano ai Chuck, incuriosite dal mondo del cinema in esterna. Oggi diamo per scontate queste cose, grazie alla tecnologia a portata di mano, ma allora era tutto diverso. In questi decenni sono cambiate tante cose, in moltissimi aspetti della nostra vita. E chissà dove ci porteranno. Sono proprio curioso di scoprirlo. E con questi pensieri continuo il mio giro di allenamento e alla scoperta del territorio, fino a raggiungere il porto turistico. Che meraviglia vedere tutte queste barche ormeggiate. La mia mente fantastica su possibili avventure a bordo di una di loro. Quanto lavora la mia fantasia quando sono in viaggio. Lasciandomi andare a questi pensieri mi fa stare bene. Le marine, posti meravigliosi, posti dove sognare vedendo queste barche, a chi piace il mare, le barche ovviamente. Però quando vengo a questi posti qua, oltre l'entusiasmo di vedere queste barche e la tristezza anche, perché vengono usate pochissime, vengono spesi un sacco di soldi per comprarle e poi gran parte dell'anno sono ferme così.
non è tanto diverso dal mondo dei camper, perché c'è gente che compra il camper e lo usa ad agosto e a dicembre, non di più. E quindi non riesco a capire sto sperpero di denaro che viene fatto. Secondo me bisogna comprare le cose per poter usarle dopo. Se non le usi, non serve comprarle. Stavo guardando i trabucchi, sono quelle case dei pescatori, e stavo pensando a quello che avevo detto prima sul fatto della isola, che sarebbe bello poter avere un'isola a disposizione con un piccolo orticello, qualche gallina, pesce ce n'è perché c'è il mare, e riuscire a vivere lì belli, tranquilli, beati, senza tutta la negatività che abbiamo in giro per il mondo. Si dice di essere positivi, però si fa molta fatica a essere positivi. Io fortuna riesco in questi momenti qua a sganciarmi dal lavoro, anche rischiando un po' sinceramente, perché potrebbero incazzarsi col fatto che rincomincerò di nuovo a mollare il lavoro, non più come prima. Ho fatto 3 anni di fuoco. Bello, fai soldi, guadagni, però alla fine non è tutto i soldi. Mi sono visto che sto ingrassando, ho visto che sono nervoso, ho visto che non riesco più a creare contenuti, che sia il blog, che sia i video, e quindi devo riprendermi il mio tempo, la mia qualità di vita, devo trovare un bilanciamento di nuovo nella mia vita, ecco. Il lavoro va bene, è importante, va bene tutto, però va bene anche la vita privata, non solo il lavoro. Infatti una cosa che mi manda in bestia è quando mi dicono, quando sono in trasferta, quasi sempre, perché io sono sempre in trasferta, e magari facciamo già 10-11 ore e magari si continua a lavorare e ho le palle piene perché dopo una giornata bella e pesante, e la battuta che mi fanno è battuta, però mi sta sui coglioni, è il fatto, ma tanto cosa c'hai da fare dopo? E io rispondo, mi meno il ciccio tutto il tempo. Così almeno li faccio stare zitti. Quindi, casette dei pescatori, trabucchi potrebbero essere. Prima avevo accennato qualcosa sulle isole. Ho scoperto un film tratto da una storia vera di un tipo, di un ingegnere di Bologna che si era costruito la sua isola e voleva creare il suo stato, perché già all'epoca, si parla degli anni 60, vedeva che le cose non erano giuste. Abbiamo troppe regole, troppo casino. E la gente comincia un po' anche a stufarsi, poi mettici la crisi economica, magari già c'era quella volta, non lo so, e insomma lui ha voluto crearsi un suo stato indipendente fuori dalle coste dell'Emilia Romagna, di Rimini, della zona della Riviera, oltre 7 miglia di distanza. All'epoca i confini nazionali erano a 6 miglia, adesso sono a 12 miglia, e venivano lì a rompergli le palle perché non poteva fare questo, e lui ha detto, io sono in acque internazionali, non è di nessuno qua, voi italiani non potete rompere le palle, in sostanza. La storia è andata avanti 10 anni, qualcuno è andato a viverci su questa piattaforma che è stata creata una piattaforma, è stata creata una moneta, una bandiera, la lingua era l'esperanto, una lingua che si diceva che doveva entrare in uso negli anni 80, l'esperanto, i giovani non sapranno neanche di cosa sto parlando, io me lo ricordo vagamente perché si parlava di questa cosa, praticamente l'esperanto era un mix di lingue dove che in Europa si parlava questo esperanto, per farci capire tutto e non avere il monopolio dell'inglese. Quindi lui si è creato questa piattaforma, gente ci ha vissuto e poi è stata bombardata dall'Italia, ma il suo punto era il fatto di creare un posto dove l'essere umano poteva vivere tranquillamente. Ovviamente ci sono le regole, è giusto rispettarle, però troppe regole non vanno bene, e poi il fatto che comunque ci controllano dappertutto, specialmente in questo periodo. E invece stare più in contatto con la natura, essere liberi, prendersi i propri spazi, i propri tempi,
non morire dietro a un sistema magari dove ci dice corri, 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 lavora, 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 fattura, 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 non va bene neanche così, anche perché dopo c'è zio Sam che ci prende i soldi, l'ho visto quest'anno, perché l'altro anno ho lavorato un po' di più, ho fatturato un po' di più, ciao soldi, e anche questa cosa non va bene, non va bene, va bene. C'è una barchetta che sta uscendo, non so se riuscite a vederla, 10 metri, che bello, anche d'inverno uscire in barca è bellissimo. Dai, dopo sto pippone andiamo avanti a continuare a correre. Bene, sto tornando al van, sono rimasto io e i due camper tedesconi e ho fatto quasi 8000 passi, ho corso un po', ho camminato veloce, sono sudatissimo, quasi quasi mi butto in acqua, il sole fa fatica a uscire, vediamo, dai, voglio rifare un toccio come si dice da me. Bene, pronto, vediamo se riusciamo a entrare in acqua, voglio di fare una nuotata, sono tutto sudato però mi ritempero un po'. Del telefono, ah, che meraviglia, devo dire che l'impatto iniziale è stato bello fresco, abbiamo non so se 17-18 gradi di temperatura con un po' di aria, l'acqua non so quanto è, però dopo non avevo voglia di uscire, sentivo questo fresco e io che mi stavo scaldando perché nuotavo ed era una sensazione fantastica, non volevo uscire dall'acqua, sono stato dentro una mezz'ora, ho fatto un po' di su e giù, un po' di rana, un po' di stile, un po' di dorso, adesso c'è un po' di acqua nelle orecchie che mi fa male, speriamo che non mi vengano gli orecchioni qualcosa, però tutta l'energia negativa è uscita, che bella mattinata di sport. Era un po' di tempo che non la facevo, ho iniziato l'altro giorno a fare un po' di slackline, sono già qualche giorno in giro, a parte la parentesi di ieri del lavoro a Firenze, e è incredibile, quando si fa sport è tanta roba. Nel piazzale è rimasto solo un tedescone col Cartago enorme, ma mi sa tanto che se ne sta andando via e sono solo. Praticamente sto parcheggio viene usato più che altro per la notte. Vabbè, detto ciò, c'ho la visuale del mare davanti, adesso scarico dei fai, lavoricchio un po', poi mi faccio da mangiare. Oggi metto dei peperoni a soffriggere un poco e poi ci butto dentro i funghi e li metto insieme. Bene, ho fatto un po' di cose, tra poco mi faccio da mangiare. Nel frattempo mi è arrivata una chiamata di lavoro da parte di un cliente che sta a Roma. L'ho conosciuto un paio d'anni fa e aveva ancora il mio numero, si ricordava di me, mi ha chiesto una consulenza, l'ho girato in azienda e questo mi ha fatto piacere perché vuol dire che ho fatto un buon lavoro all'epoca, si è trovato bene e si è ricordato di me per chiedermi dei consigli per una prossima convention. È un cliente importante e devo dire la cosa mi ha fatto piacere, non è il mio ruolo commerciale, però il fatto che si ricordano, mi chiedono un consiglio e poi io ovviamente dirotto tutto in ufficio perché ci sono le persone che fanno quel lavoro, però dai, mi ha fatto piacere. Quindi lavoro anche quando sono in giro.
Purtroppo questa cosa non vengo pagato per questa consulenza e roba. Però vabbè, se dopo prendiamo il lavoro sarò lì sicuramente io, farò l'assistenza, il montaggio, smontaggi, quello che è, seguirò il cliente e quindi verrò ripagato in quel contesto lì. Mamma mia. Ragazzi, è fantastico. Io non so descrivervi la sensazione di gratitudine che ho e di serenità in questo momento. Gratitudine perché? Perché anche oggi mi sono svegliato, sono riuscito a fare sport. Il tempo non è il massimo, però non sta piovendo, quindi sono molto grato di questo. Sono grato di avere a disposizione due mezzi per poter vivere questa mia libertà. Adesso ho il van perché comunque ero a lavorare ieri e avevo necessità di farmi una doccia e tutto, ed era giusto più farla più comodo qua all'interno che come farlo con la Gigia. Prossima settimana non lo so se vado a lavorare, devo ancora decidere, però credo che, visto che non c'è lavoro, magari di mezzo non prendo lavoro, prenderò la Gigia e andrò via con lei, che mi soddisfa di più. E che il van ho dovuto anche usarlo, l'ho detto già qualche giorno fa, era un mese fermo, da Parma che era fermo, Lucy lo usa poco e niente, e lasciarlo fermo lì mi dispiace, senza considerare le batterie, magari si scaricano, le gomme si ovalizzano, e stando fermo si sporca più che movimento, e quindi ho preferito scegliere anche per il van. Anche perché, ripeto, lavoro e piacere sono due cose diverse, quindi dobbiamo trovare il mezzo giusto per quando lavoro. Quindi quando lavoro il van è perfetto, sono un po' più comodo, io ho la mia borsa attrezzi, ho la mia borsa del computer, ho la possibilità di farmi la doccia, il riscaldamento. Invece quando sono in avventura, che non ho da pensare al lavoro oltre ai contenuti, ma quelli li posso fare lo stesso, la Gigia è la scelta vincente. Bene, il tedescone sta andando via, sono completamente solo nel piazzale, ma non me ne frega niente, anzi, fuori dalle balle tutti. Vabbè, dai, faccio una. Svegliato un quarto d'ora fa e sono già fuori dal van. Ha piovuto un paio di volte perché sentivo sul tetto del van la pioggia. Il mare si sta un po' agitando, vedo che c'è un po' di onda. Adesso devo riassettarmi e poi mi metterò a lavorare un po' sul tablet, così arriverà la serata. Comunque, come sapete, non guardo telegiornali, io cerco di evitarli il più possibile. Ovviamente qualche notizia arriva perché sono un gran amante della radio, quindi qualcosa la sento. Però anche YouTube sta diventando un posto dove arrivano le notizie. Una cosa che mi ha fatto ridere adesso. Allora, io non ho questo tipo di attività. C'è gente che sta investendo in criptovalute, cosa che per gli stati sembra che sia una cosa illegale, non viene riconosciuta come valuta la cripto, e lo Stato italiano vuole tassarla dal 26 o 27% mi pare al 42%. Mi sono messo a ridere perché ho detto mamma mia, allora tu non riconosci una cosa ma vuoi avere i soldi. Se ci perdi invece tutto a posto, se ci guadagni ci devono mettere le mani anche lì. È incredibile, non solo l'italiano, tutti gli stati. Ormai conviene non avere più un cazzo. Da come la vedo conviene non avere più niente, perché la casa è tassata, le macchine sono tassate, quello è tassato, il lavoro è super tassatissimo, sia da dipendente che da freelance, cioè da partita IVA. Ormai stanno mettendo mano dappertutto e questa è l'Europa. Bah, non so dove andremo a finire.
Bene, finito adesso, ho imbastito il video nuovo che vedrete nei prossimi giorni. E mi sono accorto che ho lasciato sul Mac a casa tutta la colonna sonora che ho e qua non c'ho neanche una musica, neanche sull'hard disk esterno. Quindi devo ricaricare la musica di nuovo sull'hard disk esterno. Vabbè, piccoli dettagli di content creation, ma tanto fra 3 giorni sono a casa, quindi non è un problema. Il pomeriggio ho riempito la memoria dell'iPhone, avevo scaricato delle foto eliminate, ma c'è... registrare in 4K è un problema, ragazzi, se devi avere tanto di quello spazio e dopo gestirlo è micidiale. Sto registrando il 4K con l'iPhone perché i file sono meno pesanti di qua della GoPro. Posso gestirmi il bitrate, calare un po' la qualità, però diventerebbe un 4K brutto. Invece l'iPhone ha i file un po' più leggeri, però 30 giga di telefono me li ha ciucciati tutti. E quindi vado avanti con la... Quindi dicevo, passato il pomeriggio a lavorare, ha fatto un po' di pioggia, e adesso è già buio fuori, vediamo se riesco a vedere la Corsica, perché ho visto non è tanto lontano da qua. Ho fatto anche una videochiamata con la Lucy, che è 2 giorni che non ci vediamo, 3 giorni. E niente, adesso mi preparo la cena, faccio patata, prendo una patata, la taglio a pezzettini, la faccio un po' soffriggere. Ci metto 3-4 uova e fatta la cena anche per oggi. Io dopo non so cosa dirvi, è stata una giornata veramente bella intensa e me la sono goduta alla grande, fantastico. Sono riuscito a tornare a correre dopo mesi che non correvo. Il ginocchio, devo dire la verità, non mi fa male. Questa è una bella cosa. E poi il fatto di nuotare con questo tempo è fantastico. Penso che tornerò in acqua di nuovo, ma magari nelle prossime settimane comincerò a indossare la muta da 5-6, quella che usavo per il kite, perché nuotare è una bella disciplina, ti muovi tutto, non fai tanto sforzo a livello di infiammazioni, nel senso correre magari ti si infiamma le caviglie, le ginocchia, perché batti sul duro, invece muovendo le gambe e nuotando è più leggero, flutti. E quindi penso di riprendere il nuoto, ma potrei andare in piscina, in qualche piscina, ma non è che mi entusiasma molto. Poi c'è sempre un casino di gente, perché ovviamente la gente va a nuotare. Invece qua in mare sei da solo, sei in mezzo alla natura, l'acqua di mare fa sempre bene, un po' di sale che ti resta addosso sulla pelle male non fa. E quindi prenderò. Quindi dicevo che la giornata è stata molto positiva, sono entusiasta. Mi stanno tornando le energie per tornare a lavorare e vabbè, questa settimana proprio ci voleva, a parte i 2 giorni di blocco, ma va bene anche così, perché alla fine essendo andato via con il furgone di lavoro, essendo andato via con il van, come poteva essere anche la Gigia, sapevo che dovevo tornare lì a Firenze e quindi avevo un paio di giorni liberi. Sono venuto qua in giro per la Toscana, ho fatto le mie cose, sono tornato a smontare e poi me ne tornerò a casa in attesa di lunedì mattina, che sono in ufficio a vedere di che morte morire nei prossimi giorni. Una cosa è certa, so che al 3 di novembre me ne vado per qualche giorno a Madrid. Non so se resterò lì tutto il periodo o farò avanti e indietro, questo devo vederlo lunedì in ufficio. In Spagna è la terza volta che ci vado a lavorare in tanti anni che faccio questo lavoro. Ero andato 2 volte e questa è la terza volta. Madrid non ho mai, ci sono passato un paio di volte, non mi sono mai fermato, quindi magari avrò anche tempo di riuscire a vedere Madrid, speriamo. Dai, io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Super tranquilla oggi. Stamattina ho dormito quasi tutta la mattina perché stava piovendo ancora. Ieri sera ha fatto una bella bomba d'acqua. Ho sentito per radio che qua a Livorno, qua vicino, ha fatto un po' di casino.
È il pomeriggio, un po' fatto pranzo, riposino, e sono andato col monopattino. Ho fatto 8 km andare e tornare. E ho trovato il posto anche dove giravano il dove hanno girato il film con Bud Spencer, Bulldozer, anche nell'albergo dove erano. L'ho trovato per caso, ho visto l'insegna che diceva che avevano girato le scene lì del film. Bello, l'ho visto un po' di volte quel film lì, e ricordandomi le scene, vedendo la spiaggia, mi tornavano i posti. Che dire, poi sono venuto qua, davanti al van, e ad ammirare per una buona mezz'ora il sole che scendeva e il mare con la sua forza che sbatteva sui scogli, bellissimo. Però la brutta sorpresa, sono arrivato qua al parcheggio, io ero dall'altra parte della strada che guardavo le onde e tutto quanto, dopo essere tornato dal giro monopattino. È arrivato un tedesco stamattina con un motor Honda 5,40 m circa, 5,60 m, bellissimo, compatto, motor home, dovrebbe essere della Imer. Adesso stavo scrivendo al telefono, mi è venuto qua vicino, mi ha chiesto se poteva parlarmi, gli ho detto di sì, e praticamente gli hanno forzato le serrature del motor home. Io ho controllato subito il mio van, ma me ne sarei accorto subito, è tutto a posto. Viaggiare con il van sta diventando problematica. Uno, perché stanno aumentando i divieti. Anche qua, ho visto a Tirrenia qua vicino, su tutto il suo territorio comunale, i camper non possono stare se non nei parcheggi. Qua un altro cartello che dice in tutto il territorio pisano divieto dei camper se non vai nei parcheggi. Anche in fuori stagione mi sembra un po' esagerato, anche perché comunque io sono 2 giorni qua, oggi sono andato a fare la spesa, qualche soldino ve l'ho anche portato. Quindi mettere sti divieti qua, lo capisco in stagione, perché giustamente devono arrivare i turisti, questa gente deve vendere i loro ombrelloni, il loro sdraio, i ristoranti, i bar devono lavorare, però in fuori stagione, dove che non c'è nessuno, potrebbero lasciare andare, cioè alla fine siamo anche gente che portiamo anche i soldi, e anche se non vogliamo andare nei campeggi non è che non spendiamo, già abbiamo speso per comprare un mezzo innanzitutto. Quindi sta cambiando tutto, e poi soprattutto stanno aumentando i furti, già da qualche anno qualcuno ne parla, e se ne vedono, e io ripeto, sono qua da 2 giorni, non mi è successo niente. Lui è arrivato stamattina, è andato in giro con la bicicletta, è tornato, si è trovato le maniglie rovinate e sul vetro, volevano aprire il vetro, non sono riusciti perché è partito l'allarme. Quindi non so che dirvi, a me è andata bene. Qua c'ho 2 Volkswagen vicino e sono a posto. Quindi occhio, bisogna fare attenzione, sta diventando uno stress viaggiare con il van. Quello che doveva essere la libertà personale si sta perdendo con divieti, tutto a pagamento, e la sicurezza sta venendo a mancare perché c'è certa gente in giro che si diverte a rubare nei mezzi degli altri, che si dovrebbe fare un qualcosa qua in Italia per evitare questo, ma non vedo che si sta facendo qualcosa. Bene, detto ciò, è stata una settimana fantastica. Boh, 4 giorni ho fatto. Sono andato a Grado, ho trovato la Luisa, sono andato in spiaggia, poi sono andato a lavorare, sono venuto qua, ho fatto un po' di sport, che era un po' di tempo che non ne facevo. Mi sento bene, ginocchio grazie a Dio non fa male, mi sento anche un po' più sgonfio, e poi ripeto, stare davanti al mare con questa forza che manda, l'energia positiva che ti dà dentro, è fantastico. Ho vissuto anche l'esperienza del temporale stanotte, fantastica anche quella, con tutto il suono sul tetto della pioggia, forte, è molto rilassante, tanto che alle 10 circa ero già che dormivo. E niente che dire, ci vediamo al prossimo video, dai. Grazie per sostenermi, supportarmi. Ringrazio per i vostri commenti, anche perché mi fa piacere leggere, dovrei anche rispondere sinceramente, ma dovrei mettermi lì, dedicare del tempo, che adesso voglio un attimo tenermelo per me. Comunque risponderò prima o poi, grazie mille e ci vediamo presto, dai.